Ciao a tutti ragazzi, già con le spade sguainate, mi piace come si comincia questo episodio, Vuol dire che pesteremo qualcuno, l'abbiamo già fatto nell'altro episodio dove uno scorpione gigante ci ha detto toc toc posso entrare e no, e l'ho spaccato. Abbiamo ottenuto anche la pietra che tiene al fresco i ghiaccioli, ossia la pietra di ghiaccio di Borea, che credo che sia il... no. Il ghiaccio, a cosa può servire il ghiaccio? Ma poi questo meccanismo, che ci butti la pietra di ghiaccio e si sblocca. Ma con quale legge della fisica? Soprattutto di quale fisica? Che stai facendo? Ma scusa, non dovresti andare su? Ma dove stai andando? Oh, guardalo. Vai su. Oh. No, perché si inclinava in automatico a destra. Non so perché. Sono finiti gli scorpioni. Ah, sì, mi sembra di sì. Sta qua è tutta... Cos'è sto mucchio di cose? Non so se è gente morta oppure semplicissimi... Boh. Zeus ha richiesto una nuova cella per contenere un altro prigioniero. Dopo aver visto io stesso i giudizi di Ade, posso solo sentirmi in colpa per la povera anima che sarà torturata qui. Possano essi essere liberati molto prima che lo sia la catena dell'equilibrio. Giorno 4593. Lavoro, che bolli lavoratori. 5.000 giorni a lavoro, che sarebbero quanti anni sono? Fate un ca... Sono tipo più di 10 anni. Porca puttana. Chi va là? Tua ma... cioè... qualcuno. Figlio mio, il mio magnifico Icaro. Sì. Bene, Hai già la bene. Hai te... la tempesta di ghiaccio. Come fai a Finito saperlo, per scusa? essere morto. La Come fa a tempesta sapere di che ho la tempesta di ghiaccio, ghiaccio? Dove lo rivela il vede? segreto della Intanto, vita. non so neanche se ho le Io tasche io. chiamo a assemblarlo. Ma sei sicuro di non aver Sei già bevuto iniziato qualcosa o essere in questo. balla? Devi Perché andare in posizione. io Ora non assomiglio minimamente a utilizza il Icaro, lo cono sai? di Borea. È il catalizzatore che aziona il labirinto. Grazie per avermi spiegato tutto, ora ti mostro chi sono veramente. Già. Cosa hai fatto al mio povero figlio? Cosa Mio ho fatto? figlio! Dov'è il mio E perché tutti se ragazzo? la prendono Mio con me? è morto, Dedalo. Mi piace tipo come... Mio Non è tipo figlio, i dottori che no! devono spiegare tutto con calma... No, lui, No! tuo figlio è morto. Ah, ok, Presa d'onda, vado via, e la tempesta di Comunque, ghiaccio spiega... finirà in Allora, breve. cosa buona è che spiega direttamente, Creare tuo figlio è morto. potere, Ok. è il potere di creare, Ma mi sa che questo e labirinto non è fatto farlo tanto uscire. per contenere robe, ma più per Nemmeno l'eco che si Iaeiro crea in l'ha giro, quindi è tutto abbandonato. più... Disse che se avessi Ecco, bravo, costruito un impara a tempio, fidarti di mio Zeus e la figlio prende in sarebbe culo tornato. puntualmente. Disse che se avessi preso Se avessi preso il fuoco liquido. mio figlio, Ma oh te, povero fatti gli scherzi, figlio. tecnicamente il fuoco liquido sarebbe la lava? Pensiamoci bene, tecnicamente. Ah, c'è una corda che porta direttamente dall'altra parte di questa casa. No, non può essere neanche una casa, è un cubo gigante di legno. Ok, ci siamo. Ma con questo legno quanto pensa di durare il labirinto? Non marcisce il legno? O la manutenzione, o roba così? Sì, a parte che siamo sull'Olimpo e quindi... Che roba così che magari sti qua, che ne so, hanno anche la macchinetta del caffè. Che ne so io? Con quale lavoro da Daredevil lo sto facendo? No! Mannaggia! Mi sono già visto sul fondo del labirinto spiaccicato. Tac. Ma com'è? Perché sa che sono spartano addirittura? Ma sembra che quando mi vedano sanno già nome, cognome, carta d'identità, tessera sanitaria e tutto. Ma ce l'ho scritto sulla fronte, per caso? Ennesimo meccanismo che noi comuni mortali non potremo mai capire perché è talmente complicato che... Un secondino. Ma... Queste ore di dolore sono date da cosa? Perché? Ora è diventato il grande cubo di Minecraft. Che sarebbe... No. Nulla. Che sarebbe qualcosa... Ah, bella la porticina tipo da... Non so, mi sembra la porta di un sottomarino. Non so perché. Vedi che ora si chiude tipo... Così.
tutto. No, non salva perché l'ho appena cominciato l'episodio. Cosa finisco ora? E clac. Ah! Ora si gira tu. Ah! Quella. No! Quella roba lì serviva per far girare i cubi. E gli ennesimi cazzoni che vogliono prendere botte. E arrivo tutto fiero, tattarda. Boom! Sberla in faccia con un martello pesante, sieno una 6 tonnellate. Ecco, no. Ah no, sono salvo. Wow, mi piace come para. No, pensavo mi. A volte alzano il martello e si incazzano ancora di più e tirano una martellata talmente forte che muori anche per la vita dopo. Dopo di questa, mi sembra. Ormai ho imparato contro questi qui. Ora tira una martellata potente quanto è. Mi ha mancato. Mi ha mancato nonostante fossi. Ormai avevo la faccia nel martello. Tac. Ecco, ora cerchio. Carto. Prima l'ho preso io, dopo l'ha preso lui. No, Cerbero. No, Cerbero, buono, 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 buono. Aspetta, ma questo Cerbero qua, io lo trovavo inizio gioco. Quindi non dovrebbe. Tecnicamente dovrebbe essere quasi una cazzata. Ho detto tutto al ritmo del gioco. Ecco. Con quale coordinazione mi hanno spaccato la faccia, non so. Mi fa ridere, non so per quale motivo. E ora arriva il Cerbero, ma io sono già attrezzato. Fermo là. Io sono già attrezzato e l'altro l'ho indebolito prima che arrivasse. Quindi potrò rompere di tutto prima che il Cerbero potrà accorgersene. E lo addomesticherò. Fermo, giù, cane di merda. Questi qua non sono parabili. La terza testa è imprevedibile. Visto? Dovevo detto che era una cazzata di mane. Almeno lo pensavo, in base all'intuito ho detto, vabbè, sarà una cazzata, cosa volete? Andate su. No, no, andate su tutti, andate su tutti. Cercate di non farvi subire da Cerbero, dopo tutto, ha una vita. Penso. Su, cosa prendi danni così presto? Dai, ti sei già reso. Sei una pippa, Cerbero, sei una pippa. No. Ora faccio la presa a lui. Tac. Ma perché i cani non subiscono lo sberlone che arriva da un martello grande 6 volte lo. Adesso si fa turbine che più turbine non si può. La mia nuova denominazione di una mossa che. No, questo mi apre. Mi apprende. Vabbè, non è tanto critico con adesso da solo. E via la gabbia. Ve l'avevo già detto che sì, il coso di ghiaccio serviva in realtà a far muovere i cubi su e giù. La vita mi serve davvero. E la magia no. Potevo usarla, perché non l'ho usata? Non era tecnicamente necessaria, ma vabbè. Vedo robe molto complicate per normalissimi esseri umani, ve l'ho già detto. Oddio, cos'è questo qua? Un LED blu. Questo qua non me l'ero accorto, un LED blu. O almeno penso sia un LED blu. No, un neon, ho sbagliato. No, un. Vabbè, stessa cosa, stessa cosa. Wow. O solo a me lo sembra, o solo a me sembra. Poi dipende. Ah, a me non sembrano più di più. A me non sembrano tutte ste mortali senza trappole comunque, eh. Sembrano normalissimi pezzi di fuoco, pezzi di fuoco, pezzi di fuoco. Sembrano normalissimi trappole e soprattutto di peggio. Avete visto il tempio di Pandora quanto stronzo era? Piuma di Fenice, tutta la magia. Completa. Sì, tutta miss. Tutta, sì. Non è che va a scalo. Wow. Mi stavo brustolendo la faccia. O quello che resta della barba. Ah, sì, Kratos ha anche la barba, è vero. Mi stavo brustolendo la mia stessa barba. Vai. Avanti, fuocherello. Staccati. Staccati. Ecco qua. Questo non è difficile. Le trappole sono troppo facili per un ultimo livello. Ah. Ecco qua. Ora ci. No! Tempismo sbagliato, al momento sbagliato. Non so perché il gioco ha detto sali. Ma. Sì, vabbè, ho sbagliato. Non è colpa mia. È stato istintivo. Vedete la barra della vita, della magia e tutto quello là? Non è che va a scalo, che c'è più energia, più magia e meno.
meno stamina. La chiamo stamina. È che no, restano tutti allo stesso livello. Ecco qui. Ora si va su. Il neon blu che sono tornato. Ah. Giù. Non è che vengo schiacciato da. No. Ah, ma le punte roteano. Quindi fa ancora più male se ti prendono. E la grande porta con cui c'era raffigurato Icaro, che ho brutalmente preso a pugni mentre stavamo cadendo in volo dal grande abisso. E mo? Ah già, non subisce danni da caduta. E io tutto. No, aspetta, così muoio. Ah, è vero, non hai danni da caduta. Stranamente tranquillo, ora su un ponte arriverà un 60 ciclopi a prendermi la calci con la palla spinata roteante. Ah no! Veramente? Ah già, non è Dark Souls, è vero. Non è così stronzo il gioco. Perché sì, c'è questo e altro. Questo qua mi sembra un incudine abbellito con non so. Mi sa che l'ha messo apposta. Ora si gira, ma non so in quale senso. Ah, capito. Vabbè, non è difficilissimo. Erano tanto più difficili i come si chiamano? Gli enigmi negli altri due. O almeno a me sembra. Perché sì, è anche abbastanza intuitivo. Sì. Non è roba da laurea in ingegneria meccanica. Ma roba così che fai adesso e finisci adesso. La magia non serve. Quasi full vita. Che peccato. Ah, questo è uno degli. No, questo qui. Cioè, questo livello e un altro, che sono i due più bastardi del gioco. Che già in difficoltà titano io facevo una difficoltà immane. Ed è anche complicativo. No, non complicativo, che parole sono? Vedete il Minotauro? Il Minotauro ci farà un culo che non immaginate. Io sono preso dalla paura che to. Ah, le spine, giusto, le spine. State. Tacchete. No, c'è uno con l'ascia. Vabbè. Sono concentrato. Quella. Levatevi dalle palle. Ecco. Ah sì, questi qua si possono parare, quelli con l'ascia. Via. Stai là. Bravo. Bravo Minotauro. Vuoi un biscotto? No. Tiè, ariete. E così quasi ti spiazzicavo che Minotauro sulla parete. Dai, tirami una sciata. Accetto la tua ascia. No. Si va a turni. No, non posso dire a turni. Vedete che ci sono i quadranti. Che va. E vabbè, ma io non riesco a. Tu li prendi a spadate e loro non fanno. Loro battono ciglio. E te per la. Niente. Sono a ritmo, se avete visto bene. Via. E io non so come fare qua. Sono dei semplicissimi soldati di merda. Che però mi stanno dando più problemi di 6 minotauri. Vediamo se ce la faccio. Sì, sono due morti di fame. Cosa vuoi che facciano? Ecco qua, non scappare. Ma lì in mezzo c'è una ruota che gira. Girava una velocità. Mio Dio. Ah, sì, puoi saltare giù. Ok, siamo andati tutto per il meglio adesso. Adesso non più. Dai che forse va, dai che forse. Sono sopravvissute, ma io mi metto a girare in tondo, quindi. È finito! No, porca pu. No, non mi avrete mai vivo! Io non torno indietro. Sono sopravvissuto. Ma non sapevo neanche io che sopravvissero. Non dovevano morire di tutto? Vabbè, no, l'episodio è appena cominciato.
Purtroppo. Io ho sofferto come voi non saprete mai, forse. Voi non saprete mai. Oh, ecco qua. Non lo so. Un secondo, potenzio il resto e... No, questo no. Cestus del pugno. Credo che questa qua sia la chiave di tutto. Probabilmente. Con che facilità? Alza, agganciato, wow. Ah, direttamente, diretti, eh? Cosa ha fatto? Ora che l'abbiamo trovato, possiamo andare da dove dobbiamo andare direttamente senza passare da, non lo so, senza tornare indietro e passare a tutti quegli stronzi? Sì, sono io. Ok. Allora, non so se il creato c'era stupito, impaurito o addirittura Dice a mio padre. scosso. Cosa lo farà? Non lo Gli ha so. detto che ti avrebbe ucciso. Me lo dicono tutti. Ma No, non che credo. fine fanno tutti quelli che me lo dicono? Dobbiamo Esatto. andarcene da qui. Già. Ti Ti farò strada. farò strada lì. Credo che bisogna uscire da qui. Ecco. Ti farò strada. E già sei incantata lì. Ora. No. Polvere d'oro. Si era messa a schivare o sbaglio? Occhio di Gorgone. Dai che ne mancano pochi. Dai che ne mancano pochi. E qui, qui. Ah, giù. No. Ecco. Dov'è? Dove è andata? Dimmi te se... non vede neanche lì. Sì, non sa che se... Non è che si è buggata, No, perché sennò... avevo provato uno scatto in avanti. Ma così. Sì, ora passo anch'io. Qualcosa mi dice che ci sarà... Esatto. Tacchete. Eccolo. E sbaglio puntualmente. Doppio. E te... E basta, porca putt... Ah, ma non gli spacca gli altri, scusa. Me ne ha fatti tre, tipo tre di fi... Ah, sono ancora vivo, sono ancora vivo. Sono ancora vivo, grazie, grazie. No, adesso devo... Dai, fammi... Come si chiama? Devo stare lontano, se non sbaglio. Tanto Pandora è immortale, mi sembra. Schiva in continuazione. Tipo Dark Souls. Schiva, ma non ti beccheranno mai. E dai, becca me che devo petrificarvi tutti. Ecco, esatto. Vabbè. Qui mi è mancato. Forse non era indirizzato a me. Vabbè, ariete, ariete. Wow, l'ho fatta volare, eh. Dai, che stavolta... Sì, mi ha preso... Ah, no, non è la levetta, devo fare L1. Ah, allora ho dato parecchio male, eh? Ora una presa che sicuramente farà male a chi la farà, no, a chi la subisce, ma non a chi la fa, o almeno penso. Ora buona vecchia decapitazione di una gorgone che pietrificherà tutti da quanto è stata fatta male. Due. Ah beh. Pff, come, allora, mi ha fatto ridere come si è incantata. Stava per farmelo. Finiti. Spero di trovare altri due o tre for... Attento, cosa? Non ho fatto niente. Guarda che lo sto livello serviva proprio... Forse... No. Mi sembrano fatte un po' troppo... apposite le cose. Cioè, se fossi... Non so, se credo se avessi voluto passare di qua. Prima. Cioè, fare... A mettere un po' più lame, no, no. Quante cazzo di lame ci sono lì? No, contatele. Se sono, se no, una cinquantina. Giù. Presto, io non è che sono. Dai. Sì, ok. Non è che vanno stabili giù piano piano. No, vanno scatic. Giù. Tac. Ah. Questa volta uno di sfere rosse. Quante? Mille? Quasi, e ora che devo fare? Ah, devo farlo passare su? Probabile. Sì, decisamente. Un secondo, sto registrando. Sì, dimmi. Bene, penso di riuscire. Ora adesso. Va bene, io aspetto qui. Torno su. Non capisco cosa sia. Cosa vuoi che sia? Wow. Non so, mi sto annoiando. Forse ce l'ho fatta, e ora?
Piano, 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 piano. Che c'è qui? È successo qualcosa. È decisamente successo qualcosa. Ecco perché non bisogna mai lasciare che gli altri vadano in giro da soli, se no si ammazzano. Questa è una dimostrazione pratica. Ma forse... Ok, ora spiegami come cazzo hai fatto entrare in una scatola di vetro chiusa. Totalmente chiusa. Come minchia è successo? Non so, secondo... No, veramente, come ha fatto entrare in una scatola di vetro chi che è chiusa? Ora, qua sembra fatto tutto apposta per... Ah, da dove entra l'acqua, scusa? Dove entra? Se è una scatola totalmente chiusa. Ora qui, sì, ok, sì. Mi concentrerei meglio se smettessi di urlarmi aiuto, eh. Ah, sembra tutto... E ho tirato giù uno sportello e è uscito un... pilastro gigante con tutta sta roba qua. Ora girerò il cubo. E sì. Oh cavolo. Quelle ventole credo che faccia. Quelle ventole credo che non siano fatte solo per fare aria. Ma anche per qualcos'altro. Di qua se non sbaglio. Avanti. Eccolo. Vado, arrivo, arrivo. Qua non serve che scatto. Piano piano piano. Ora giro, giro, giro. Ma sti girando, girando sta roba. Cosa faccio che... Ah, l'ho sganciata. Ah, no, 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 non l'ho sganciata, l'ho abbassata un po'. Ora invece... Ah, sganciandola ho fatto in modo che possa cadere e spaccarsi. E dalle crepe esce l'acqua che io non vedo. Siamo arrivati un po' tardi. No, voglio usare i pugni stavolta. Quanto è soddisfacente. Usare i pugni. Ho fatto la presa tipo prendo l'aria, dopo mi abbasso e vedo se ancora vi... Ok. Non mi sembra. Non mi sembra. Ora... Senti, già sono stanco. Non fatemi fare altri mini boss o cazzate varie, eh. Andiamo diretti al punto. E fine. Faccio il livello più stronzo che ci sia dopo... Non so se è qui. Ma a giudicare dai forzieri è qui. Nient'altro che finito. Allora sembra, Giunti al vedete, sembra traguardo. una normale camminata con dialogo tranquillo, se non fosse che la torcia è la testa di qualcuno. È strano, ma allo stesso tempo quasi divertente. So benissimo cosa ci aspetta. Ho visto Zeus Va portare bene. l'umanità e non Leggiamo. posso soccombere. Sì, mi ha già spiegato come l'ha preso a pugni. Ogni singolo dettaglio. Efesto ha fatto Ah. il suo dovere di padre. Beh, in Però effetti... è solo colpa mia. Ho perduto per colpa della paura. Ok, Era una adesso... sorta di oscurità. E in Lo quell'oscurità pensavo sentivo anch'io. gli dei parlare di me. Mi chiamavano mostro. Le parole non hanno valore. Ma con quanta Ma dire... io appunto, appunto, la sono torcia stato è la Elio. paura di un guerriero cinereo. Guerriero cinereo. Cinereo, cenere, dalla cenere, cere, fiamme, fiamme, falò, falò, Dark Souls. Era Un'immagine tutto sconosciuta per collegato me. già da prima. Qui La c'è speranza più qualcosa. debole. C'è una sorta di collegamento simile a Illuminati e roba varia. Cosa ci dà forza? Chi ci fa lottare? È la sola cosa che cerco. Ascoltiamo. Tutto per me. Non sa cosa dire. E ora? E ora? E ora? Oh. Va bene. Oh. Questo porta la speranza, bambina. Già. Bene, Faresti bene a capirlo. due visioni della speranza diverse, eh. Se non sbaglio... Sì, piano, piano, piano. Giù, 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 giù. No, non dirmi che è qui. O probabilmente sì. Io ho paura di sì. Ma spiegatemi prima, vedevate... Ok. Questa forse per la prima volta... Vedrete una cazzo di ira degli dèi che ci scatena con tutta la rabbia. No, usiamo la magia per fare le sirene che sono una roba da intollerante, peggio di tutto. Oh, presa. Fate sempre la presa, se no non credo che... Ha sbagliato... Ah, fa quasi da... Fa quasi da concentrazione... No, 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 no. Ora la presa che ti... Come si è piegata la schiena, mi ha fatto male solo a vederlo, eh.
Adesso sì che mi diverto. Ora sì che mi diverto con quelli. Con gli spaccatutto. No, non questi. Mi ha presi. Io sono abituato ad andare a fare la levetta a destra. In realtà è la levetta in alto. Cioè la freccia in alto. Però la cosa che mi piace di più è che tipo, come si chiama, Pandora fa da attira i nemici, quindi non vanno tutti su di me. Forse non è così stronzo come devo stare zitto. È già successo che, ah, ma non è così difficile. Arrivano 66 satiri. 60. Ma stare ferma, poi non è che se ti muovi muori. No, sti qua. Ah, quelli là che vengono da sottoterra. No, fermo lì. Vabbè, questo qui è da stronzi, dai. Questo è da stronzi. Nope. Spero che non ne vengano fuori tantissimi, eh. Trigate. Ora vai su. Salto anch'io. E ti rompo la schiena. Bram. Dai, sparami qualcosa. Qua devo andare a colpetti. Qua devo andare. No. Su, e ora ti rompo la schiena. Esattamente. Come ho fatto ora. Ora non ho più magia, non ho più magia. Oh sì. Ah no, sì, posso. In realtà tecnicamente posso. Perché non è come negli a. No, non posso, non posso, non posso, non posso. Wow, che bello schivare. Fermo lì. Cavolo. Nope. Se non ti faccio la presa, tu non hai il diritto di attaccarmi. Ora, va, se vai sottoterra, ti spacco la bocca. Eccolo. Ah! Wow! Questo qua è un guerriero normale. Sì, un guerriero. Un guerriero normale, mi raccomando. Cerchio. Qui gli faccio piuttosto male la faccia, che gli sbatto per terra e dopo. Dopo gli faccio crack. Non ho sentito crack. Il problema. La vita, guardate la mia vita. Guarda che vita! Oh! Ah! E tu con lo scudo hai intenzione di morire? Ho intenzione di vivere ancora per molto. Oh. No. Non ti do il diritto di. Aia.
È finito. È veramente finito. Non esulto nemmeno. Non ho più la sanità mentale per esultare. Comunque, qua c'è qualcosa. Cosa c'è? Vediamo. Sono mezzo sconvolto, non sapete quanto ci ho provato. Vediamo. Ok. C'è un pezzo di stoffa sul pavimento con un messaggio scritto con il sangue. Dice: Spartano. Nessun uomo sarebbe dovuto arrivare fin qui. Ma forse tu non sei un uomo? Non ti conosco. Ma sospetto che qualunque cosa ti porti qui significhi che non sei un amico di Zeus. Deve pagare per aver infranto la sua promessa e aver fatto morire mio figlio. Posso solo sperare che tu porti a termine la tua missione, che finale è perfetto. Morire nella mia più grande invenzione. La sola cosa che amavo di più era Icaro. Ora posso raggiungerlo. Cazzo. Questo era veramente il livello più difficile. E ce l'abbiamo fatta. No, ho a malapena la forza di andare nel salvataggio. Poi basta, non ce la faccio più. Non riesco. L'abbiamo intrappolata. Che peccato. Ah no. Ah no 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 no, proprio no, no. La leva si è ritirata. Ok. Non stupitevi se parlo poco. Non so cosa dire. Punto e basta. Abbiamo finito il livello più difficile. E adesso niente. Spero solo che ci sia Zeus e poi sia finita. Perché non ho né voglia né volontà di fare altri livelli come questo. Ora dove devo andare? Non lo so, io la seguo, punto e basta. Boh, un salvataggio. Andiamo. Posso andare? Ti prego. Dai, cofretta. Oh, cos'è stato? Ha fatto uno scatto, l'avete visto anche voi? Non ve lo dico già ora. Aspetta. Ve lo dico già adesso. Il prossimo episodio sarà l'ultimo e il più grande episodio. Quindi, spero che lo seguiate tutti. E che diate un lieto fine a questa serie che va avanti da quasi dall'inizio del canale, o forse un po' più avanti. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, e soprattutto perché ho sofferto come un dannato, perché erano davvero, davvero difficili. L'ultimo combattimento l'ho lasciato in muto perché se parlavo mi deconcentravo e come dire, e sbagliavo. Comunque, appunto, ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti!